La variante urbanistica approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale di Ariano, indispensabile per il completamento della nuova caserma della Compagnia dei Carabinieri, è stata anche occasione per fare il punto della situazione su altre strutture a rischio in città. Se infatti per il presidio dell'arma si è riusciti a scongiurare il trasferimento altrove, individuando in via Maddalena Domenico Russo una struttura destinata alla ristorazione ma che può essere adeguata al nuovo utilizzo e a superare ogni altro problema logistico, permane il rischio tagli per altri uffici e presidi importanti, quali il Genio Civile e l'ospedale Sant'Ottone Frangipane. Maggioranza e minoranza su queste problematiche si sono mostrate piuttosto coese e determinate a seguire ogni strada possibile per scongiurare nuovi scippi. Forti divergenze di opinione invece sulla trattazione di un argomento che poteva sembrare banale, ossia la vendita di un suolo di circa 900 metri quadri dell'area PIP di Camporeale a favore dell'azienda già insediata nell'area industriale Ferraro Group. La minoranza, che aveva chiesto un rinvio, è uscita dall'aula per non votare la mozione, che comunque è passata. Molto più costruttiva ed interessante invece la discussione sul problema traffico a Cardito. Il vice sindaco Giovan Antonio Popolo ha illustrato lo studio di fattibilità redatto dall'ufficio tecnico, attraverso cui si immagina la realizzazione di una bretella che bypassi Cardito, un anello che colleghi la Torana con Corso Vittorio Emanuele, alleggerendo il traffico sulla SS90 e creando uno sfogo ai 4.000 e più abitanti del piano di zona, perché il vero nodo del traffico di Cardito si crea proprio alla rotatoria in uscita dal piano di zona. È vero che sarebbero necessarie risorse per un totale di circa 4 milioni e mezzo di euro per la bretella, ma l'opera è stata immaginata attraverso 5 interventi diversi da realizzare in lotti e quindi in tempi diversi. Il primo, ad esempio, di più semplice realizzazione, inizierebbe a collegare con un costo di 350.000 euro San Tommaso a Breceto e poi via via si potrebbe procedere a step. È chiaro che a questo punto vi dovrà essere l'impegno a reperire le risorse economiche.